Siamo intanto al comune di Milano, no, finalmente. Collegamento redazionale 11:20. Stacci, vai diretto? 0202 del comune di Milano. Sono più attrezzati. Per parlare con un operatore di Infoline 0202 premere il tasto 1. Per parlare con un operatore di Eco Sharing premere il tasto 2. Cosa? Lo sharing, mi piaceva lo sharing però. Shire? La cosa che sta effettuando è una chiamata urbana a carico del chiamante, che i suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente esclusivamente che risponde al servizio da lei richiesto e nell'ambito delle funzioni. Ma è Trenitalia questo? Ma sarò... Per consulenza tributi, premi 1. No. Per anagrafe e casa comunale, premi 2. Altrimenti rimanere in linea per servizi infoline. Raga, io vado diretto. Comune Milano è organizzatissimo, ragazzi. A Roma ci ha risposto subito, tipo a casa tua. Chi è? Invece qua. No, questi ti rispondono Fiorani, che vuoi? Adesso Fantozzi a lei? Così. Fiorani, che vuoi? Aspettate un po'. Regà, non ti preoccupare, c'è buonasera, come posso aiutarla? Buonasera signorina, scusi che la disturbo. Siamo tre imprenditori, veniamo da Roma per la fiera di Milano e tutto qua. Le volevo chiedere una cosa, una domanda un po' particolare. Noi girando un po' per l'Europa, c'è una zona a luci rosse a Milano? Devi andare a Parigi. Sì, ci sono stato sinceramente, l'Epicale, sono stato in Olanda, Groningen, so che le può sembrare... Veramente non lo so. Cioè, via Padova esiste ancora? Sì, sì, ma non credo sia una zona... No, io capisco il suo imbarazzo, però sinceramente siamo... No, non so da quanto imbarazzata. Siamo tre professionisti, non mi metto a chiedere per strada, so che c'è un servizio del comune di informazione... Per non andare sempre a via Padova, capisci? Insomma, non ci andiamo da tanti anni. Via Padova, trovate solo marocchini, albanesi... Mi perdoni, visto che è ferrata, Corso Buenos Aires, ci sono ancora i travelli? No, non so neanche cosa sono. I transessuali? Non lo so. Non è... Comunque, a parte scherzi... Cioè, dobbiamo andare così un po' alla deriva o magari... Cioè, non è che andiamo a finire a Viale Zara, esiste no? Esiste un quartiere attrezzato. Cioè. Non è il posto più bello di Milano, lei lo conosce. No, non vorremmo, insomma, arrivare a Cinisello e farci avanti e indietro. A questo punto torno da mia cugina a quartoggiare. Adesso faccio una ricerca su internet. Grazie. Ma ci lascia in diretta? L'aspetto. Solo perché mi divertite. Grazie. Grazie. Lei non è di Milano, vero? No, sono pugliese. Sì, sì. Waglio, scappa, dai. Schmanni in Waglio. Vabbè, basta, sei capito, è pugliese. Basta. Noi aspettiamo, Sì, sì. Grazie. Scusi, quali sono i parametri che va a digitare? Cioè, cosa scrive precisamente? Romani arrapati. Non so. Gnocca Travel? No, per capire. Vorrei sapere cosa ha digitato, sono curioso. Ora ha scritto Melangine. Ci mangiamo la Melangine. Ma non è un po' scrivere in ragazzi, no. Comunque domani è 7, se dobbiamo marzare. Vero, se la signorina ci aiuta, luna andiamo a dormire. Allora. Intanto faccio la borsa. Cioè, se adesso vado sui Navigli e chiedo un Negroni, mi arriva un aperitivo o qualche altro aperitivo? Lascia un locale dove... Non ho sbagliato. Andavo sempre, un attimo, si chiama... Un attimo solo, Prego, prego, lascio i Negroni. Che grande città, Milano. Hai capito? Cioè l'organizzazione di una città, la capitale. Questa sta andando su internet a cercare la roba. Questa ci fa scopa. Vai. Adesso però già ci ha detto là trovati i marocchini e le cose. È pratica, pratica. Come no? Una sera facciamo invece sulle zone magari. Io... messo Pavarotti. Perché è magica sta Roma. Bravi. Dal comune di Milano. La curva sud da Milano. Perché Roma in vantaggio. È il nostro grande amore. Zuzu. Allora, gradite trans, donne di colore, sì. Un po' tutto signorina, guardi, non buttiamo nulla, a Roma non si come il maiale. Bocca che ciuccia non conosce sesso. Va bene, allora qua guarda, mi dice Viale Padova. Vedi? Eh beh, cazzarola. Poi, vabbè, la zona dei sexy shop, ma... Sono chiusi a questo. No, là diciamo che l'attrezzistica ce l'abbiamo tutta. Abbiamo tutto appreso. C'è pure anche il nano saponato. C'è anche il nano? Sì, l'ho messo in valigia. Signorina, Viale Padova. Cantiamo, cantiamo, cantiamo perché. Ah, scusi, stiamo cantando. Paolo Sarti, qua il mio collega, mi sta dicendo. Sì. Però adesso vi saluto perché ho altro da fare. Senta, come si chiama, scusi, il signore? Paolo Sarti. Ah, Sarti, Burnici e Facchetti. Sarti. Signorina. Cioè, stiamo ancora agli anni 60. Signorina. Sì. Se viene a Roma è nostra ospite. Proprio precisa. Io il compagno romano e domani sono a Roma. Ma, Roma. Ma davvero? Allora domani quando torna a Roma? quando arriva a Roma domani si collega, domani sera alle 10:10, 10:20 su Teleradio Stereo 611 oppure 92.7 in FM e ci saluta.
Va bene. Va bene. Grazie. Comunque posso dirlo? In tutta Italia è stata una delle più cortesi dei call center. Milan, eh? Gran Milan. Infatti è pugliese. Certo. Senta, Roma-Milan, venerdì sera, pronostico secco. Vabbè, io tifo per la Roma. Dai! Ciao! Dai! Roma in vantaggio! Ciao. Adesso!